A che numero siamo arrivati? Saranno sui 500, credo. Da dove vengono più o meno? Ma credo tutto il centro-sud, da Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Puglia ovviamente. Gallipoli, Lecce. Campi Salentina in provincia di Lecce, Nuovoli e Lecce. Di bike. Da dove? Monopoli, provincia di Bari. Cosa c'è nel parco gara? Allora, nel parco gara c'è uno sciamo per la bicicletta, poi un guanto di spugna e lo svitol, e c'è anche un giornale per informazioni. Team? È associazione dilettantistica sportiva Tecno Bike Nuovoli. Non te lo ricordavi, l'hai letto? No, me lo ricordavo. Quanti siete? Siamo iscritti 13. Da quanto tempo venite qui alla Marathon o è la prima volta? Marathon 3-4 anni, sì. 3 anni. Perché tornate sempre? Perché è bello, i passaggi sono belli e perché abbiamo un capo team che in gamba ci sa motivare. Nicola, tu hai vinto la Marathon in che anno? Nel 2007. E domani quali sono le prospettive? Diciamo che speriamo di fare bene, almeno puntiamo almeno ad un podio, però le aspettative sono sempre quelle di arrivare prima sotto lo striscione, però ci sono vari fattori che possono influire sulla gara. Da ciclista, da sportivo, anche da uomo del territorio, ci spieghi perché più di 500 atleti scelgono il Pollino e la Marathon del Pollino? Perché questa è sicuramente una delle gare più belle ed impegnative del centro-sud che ci sono, sia dal punto di vista di paesaggi sicuramente mozzafiato dal punto di vista panoramico e sia proprio dalla bellezza del territorio. Se incontrate in bici qualche lupo lo lasciate passare? Sicuramente gli diamo la precedenza. Enrico Fior. Antonio Civini. Emanuela Conte. È prima volta qui a San Severino? Per lui sì, per me no, è già la quarta. Mi piace sempre perché è una bellissima gara, dura però è affascinante. E perché ti piace questa gara? Perché tornate ogni anno? Perché comunque è dura, ci mette veramente a dura prova, però è divertentissima, c'è sempre una bella affluenza di gente, ben organizzata. L'accoglienza? L'accoglienza è ottima. Il cibo? Il cibo è ottimo anche qui, anche se non possiamo eccedere perché dobbiamo... Però domani sì. Domani indubbiamente. E l'ho chiesto pure a un lucano, se incontrate nelle montagne un lupo del Pollino che fate? Io me ne scappo. Vai più forte? Spero di sì. Prospettive di gara per domani? Finire la gara, innanzitutto. In bocca al lupo. Credi. Posizione, in una buona posizione. Si spera. Ci saremo domani. Senza imprevisti, perché gli imprevisti sono quelli che... Non sbagliate strada. No, speriamo, se ci sarà una buona segnaletica. Alla fine ha parlato anche la spalla. Mi sembra giusto, la sua responsabilità ce l'ha. Quante persone siete? Siamo in 27, anche quest'anno siamo qui per la decima volta praticamente veniamo qui. Quali sono le prospettive per domani? Ma sicuramente esserci, la cosa importante. Finire la gara già è una bella soddisfazione, dopodiché il tempo è dalla nostra parte, veniamo pure per divertirci, mangiare e festeggiare, tutto qui. Un'ultima cosa, perché venite sempre qui a San Severino Lucano alla Marathon? Il luogo è un luogo magico, chi ama la mountain bike non può non venire nel Pollino, la gara organizzata in maniera perfetta. E ripeto, noi questo è il decimo anno che veniamo qui, quindi sicuramente ci sarà un motivo. La difficoltà, l'impervietà delle montagne, le salite, le discese, la bellezza del paesaggio è importante. Luoghi importanti e meravigliosi, anzi il nostro auspicio, essendo meridionali, che anche dal settentrione possono scendere giù a vedere questi bei parchi. Il silenzio dei monti, l'oscurità quasi impenetrabile dei boschi, la fatica come implacabile compagna e il sogno dell'acqua in un fantastico spaghetti western vissuto con coraggio estremo. A San Severino Lucano il prestigio ha toccato il suo punto più a sud. Un tuffo selvaggio dove c'erano i briganti. Thank you.
Le viuzze lentamente si riempiono e si colorano e quasi senza accorgersene a pochi minuti dal via un vero fiume di caschi e di 1200 ruote ormai occupa ogni centimetro della via principale. Poi bandierina abbassata e via a testa bassa. Il sole accende i colori, riscalda gli animi e infuoca le gambe. In cielo neanche una nuvola. Andatura! 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 Andatura